che per quel che mi riguarda probabilmente il fatto di essere tornato tante volte era perché era, insomma, io la reputo da sempre la piazza ideale per me. Calcisticamente parlando è una piazza che ti impegna molto perché ti chiede anche molto, probabilmente è una piazza che dà molto, posso assicurare che tutto quello che ruota attorno ti fa sembrare veramente di essere insomma, come minimo nei professionisti. Quali potevano essere gli obiettivi per quest'anno? Ma nient'altro che una decorosa salvezza, visto il punto di partenza e visto i 33 giorni passati a non fare assolutamente nulla, in attesa di vedere in che categoria si giocava. Chiaro, e non più tardi di ieri il presidente Puglia ha confermato che questi risultati sono negativi perché l'obiettivo della società era quantomeno stare in zona playoff. Godes è l'unica cosa bella della Triestina. Denis, scusa, che effetto ti fa comunque questo affetto dei tifosi? Perché insomma. Calcisticamente parlando, chiaramente. E sono venuto qua anche per dirlo, perché insomma mi rammarico, soprattutto negli ultimi anni in cui sono successe veramente delle cose che lì potrei scrivere ma più di qualche libro, avrei dovuto espormi per dire quello che pensavo forse prima, non sarebbe cambiato nulla. Credo che sia giusto anche dare un'importanza diversa al rapporto che si ha con quello, con tutto l'entourage, con tutto quello che concerne diciamo, non solo il campo. E invece insomma, mi sono accorto che sono cose importanti comunque, perché c'è gente che veramente fa sacrifici per venire a vedere me. E un minimo di spiegazione qualche volta bisognerebbe anche darla. E magari lì ho sbagliato io, perché essendo comunque uno dei più grandi, avrei dovuto magari cercare di dargli una, insomma, cercare di dire come erano le cose realmente, senza star lì a sentire che c'erano veramente 50 milioni di voci su tutte le cose che stavano succedendo. La verità era semplicemente una sola, che eravamo in mano a delle persone che non meritavano Trieste. Così come. E io spero che si pensi bene a fare il prossimo anno da Triestina, perché al di là del blasone, del nome, di tutto, penso che insomma, una città di questa portata, una tifoseria di questa portata, non possa fare un altro anno così.